Ciao ragazzi, per la rubrica L'esperto risponde oggi voglio trattare un argomento stagionale in quanto molta gente mi chiede come varia il mio approccio in inverno. La risposta è molto semplice in quanto il mio approccio in inverno non varia molto rispetto a tutto l'arco dell'anno. L'unica cosa che cambia è la quantità di esca utilizzata in quanto la pesca sta prevalentemente in spot in quanto le grosse pasturazioni non si adattano molto al periodo, in quanto il pesce con l'abbassamento della temperatura, essendo un animale a sangue freddo, il metabolismo sarà influenzato da quest'ultima e quindi mangerà meno per meno tempo durante la giornata. Ecco quindi che offrendo una piccola quantità di esche avremo maggiori possibilità di catturarlo. In inverno non sono un sostenitore del diminuire misure degli ami, tenuta dei terminali, in quanto la mia idea è quella che in inverno è possibile catturare grossi esemplari e pescando in zone con molti ostacoli, quello che dovremmo fare è sicuramente avere attrezzature robuste in grado di poter salpare il pesce, magari ai nostri sogni. E un'attrezzatura troppo leggera potrebbe far diminuire le nostre possibilità di cattura. Quindi anche nella stagione invernale mi affido a materiali affidabili e da libraggio elevato, come il Mussel Tuton 45 libbre, un fedele alleato in situazioni difficili. Anche in inverno vale la regola di impiegare il più piccolo diametro possibile che mi permetta di stare in pesca senza ricevere l'attacco dei disturbatori. Quindi ecco che con i pesci di disturbo che diminuiscono la loro azione potremo impiegare esche più piccole, in quanto un'esca più piccola è molto più stimolante nei confronti del pesce e potremo creare un'area attrattiva maggiore. È anche vero che in alcune zone i disturbatori o le carpi di piccole dimensioni sono numerose e quindi ecco che un diametro più grosso può essere molto efficace anche in inverno. Ecco che stick e PVA bags sono parte della mia strategia invernale, permettono la pasturazione di precisione, grande attrazione, pochissimo cibo a disposizione del pesce e un innesco magari molto visibile, sicuramente non passerà inosservato e verrà preso dal pesce, quindi avremo una partenza. Amo confezionare i miei stick con un prodotto fenomenale che negli ultimi tempi sto provando con successo, è distribuito dall'azienda MyBites. Questa azienda propone granaglie già cotte, pronte all'uso, PVA friendly, quindi un piccolo stick di granaglie è un'attrazione incredibile al quale nessun pesce potrà resistere. Oltre al Party Mix, una miscela di granaglie di varie dimensioni e tipologie, abbiamo un altro prodotto fenomenale, canapa arricchita da Green Lipped Mussel, una miscela esplosiva e che mi ha dato risultati incredibili anche in acque molto fredde, tipiche del periodo invernale. Abbiamo detto PVA bags ed ecco a voi un prodotto incredibile di PVA Hydro Spool che fornisce dei sacchetti
aromatizzati in gusti incredibili. Abbiamo fragola, pineapple, garlic e krill. Uno dei miei preferiti per la stagione invernale è il gusto pineapple. Pescando in spot con una piccola concentrazione di esche intorno all'innesco, dovremo impiegare terminali molto corti, sia pop-up che affondanti bilanciati, per allamare quasi immediatamente il pesce. Vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per il seguito e arrivederci alla prossima puntata.